Benvenuto a Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL. Ciao Guglielmo. Buongiorno, buon lavoro, buona giornata. Buongiorno a te. Allora, che giudizio dai di queste, come dire, prese d'impegno del Presidente del Consiglio? Il lavoro mi sembra che sia un tema più che centrale. Come dire, sì, assolutamente. Diciamo la crescita, il lavoro... Ma io sottolineerei l'aspetto più importante, e cioè la possibilità, la necessità di un nuovo rapporto con l'Europa e nell'Europa, il che significa un'attenzione della Commissione, dei governi europei a una politica di crescita e quindi, detto in maniera ancora più elementare, un allentamento di parametri che stavano strozzando il nostro paese, non solo, in un vortice di maggiori tasse, meno ricchezza, più disoccupazione. Meno austerità, quindi. Esatto, quindi un po' meno di austerità per permettere di far girare, diciamo così, qualche euro in più attraverso una diminuzione della pressione fiscale, attraverso investimenti, attraverso un po' di spesa pubblica, naturalmente sempre controllata e sempre selezionata, per appunto sospendere quel vortice a ribasso che stava strozzando la nostra economia, purtroppo con un impatto immediato sulla quantità e la qualità del lavoro. Questa mi sembra la cosa più interessante e forse decisiva. E poi le cose che accennate: la necessità di risolvere alcune emergenze, la cassa integrazione, gli esodati e far crescere l'occupazione attraverso forme di incentivo che sono tutte da valutare. Oh, i commenti che la dice lunga sul clima che c'è nel paese quando qualcuno si assume delle responsabilità di questo tipo. Allora, se uno non fa niente, non fai nulla, se metti le tasse, metti le tasse, se annunci tutta una serie di provvedimenti effettivamente senza dire dove si vanno a prendere i soldi, subito la critica: ah, ma tutta sta roba è una favola, perché dove prende i soldi? Ecco, tu che ne pensi di questo approccio degli osservatori rispetto comunque a un governo che, se non altro, ha centrato le priorità? Beh, sì, come dire, il paese del contro, del tifo, per cui non va mai bene. No, il tema indubbiamente c'è, dove si reperiscono le risorse, però ritorno all'inizio. Certamente ci sarà, come dire, una maggiore attenzione o gradualità per rispettare quei parametri che ci certo. Come dire, che noi ci imponiamo stando in Europa, mettiamola così. Sì. Quindi liberare risorse. Come si possono indirizzare queste risorse? È chiaro che è il tema vero. Noi continuiamo a insistere che il vero dramma in questo momento è il calo dei consumi. Il calo dei consumi ha un effetto su un'economia che per l'80% si regge appunto sul consumo interno. E ovviamente il minore consumo è un danno per i consumatori, che hanno, come dire, meno possibilità di soddisfare le esigenze primarie di molte famiglie, ma è un danno per l'economia, perché ovviamente minor consumo significa difficoltà per le aziende commerciali, ma anche quelle che producono le cose che i negozi vendono, per dirla in maniera elementare. Quindi intervenire per rimettere qualche euro in tasca a coloro che più hanno perso in questi anni ha, come dire, un beneficio immediato e in tempi medi anche un ritorno per le entrate dello Stato. Riaumenta il consumo, aumenta l'IVA, aumenta il reddito delle imprese, e quindi ci sarà anche, come dire, maggiore entrate per lo Stato. Quanto può pesare? Dipende anche come si riducono le tasse. L'errore grave sarebbe, come dire, che il beneficio di questa riduzione delle tasse vada solo o in gran parte verso soggetti che non hanno, come dire, queste necessità. Esatto. Come la stragrande maggioranza delle famiglie. La discussione sull'IMU è un po', come dire, delirante, perché certamente a nessuno piace pagare le tasse sulla casa, non piace pagare le tasse in generale, in particolare la tassa sulla casa. Però è sempre bene ricordare i numeri.
un cittadino di Roma, piuttosto che di Napoli, di Palermo, in questo momento, se è lavoratore dipendente o pensionato, ha una trattenuta mensile intorno ai 100 euro per le addizionali comunali e regionali. 100 per 13 fa 1.300 euro. Esatto. Cioè 4 volte, 5 volte il peso di un IMU per una prima casa, diciamo, modesta, però insomma intorno ai 300 euro, 200 euro, 400 euro. Quindi attenzione a dove ridurre il peso fiscale. E questa sarà come dire, questione molto delicata. Noi ovviamente diciamo che chi più ha perso in questi anni sono coloro con reddito fisso. È chiaro. Oh, che clima c'è tra i lavoratori? Tu hai sempre in diretta il polso della situazione. E, oltre alla grave preoccupazione per le famiglie, specialmente per i figli, ma che clima c'è tra i lavoratori in un momento come questo? Come hanno vissuto questi 60 giorni di assoluta incertezza da parte della politica? Beh, 60 giorni più quel il resto, di un diciamo, governo, come dire, esatto, di un certo tipo, e più ancora anni in cui la politica non ha dato grande, come dire, prestazione o brillantezza. Quindi, ma la dico così un po' sociologicamente, però spero di farmi capire. Cioè l'Italia, il nostro paese, non, come dire, non ha mai vissuto un periodo così lungo in cui sta prevalendo la convinzione che il futuro potrebbe essere peggio del presente. Dal dopoguerra, bene o male, si aveva la sensazione che i nostri figli sarebbero stati un po' meglio, tanto meglio, comunque come in condizioni, diciamo, migliori di noi genitori. Questa impressione non c'è più, e quindi c'è un effetto, come dire, psicologico, culturale, sociologico, veramente imponderabile. La seconda questione: la crisi sta arrivando ai lavoratori maturi. Naturalmente sappiamo il dramma dei giovani, di coloro che hanno difficoltà a iniziare a lavorare, di mantenersi un lavoro, della precarietà. Ma quando la crisi in una famiglia arriva a colui che spesso è l'unico che ha un reddito, che si vede magari prima in cassa integrazione passare a 800 euro anziché 1.300, 1.400, e poi forse al nulla, siamo in una fase in cui si passa da un forte disagio a un dramma. E questo, come dire, è il tema, l'emergenza, perché non solo è un dramma materiale, ma è un dramma relazionale, cioè di come si sta in famiglia, di come questa famiglia sta nel condominio, di come questa, esatto, comunità, sì, rischia di lacerarsi. Ecco perché insistiamo, può apparire una cosa brutale, scusa la lunghezza, ma di garantire le risorse per la cassa integrazione in deroga, che sembra un fatto di assistenza, ma permettere a una persona che sta in un'azienda che rischia di chiudere o sta in grandi difficoltà di non essere licenziata e avere un sussidio è un fattore in questo momento veramente di emergenza. Insomma, cioè il pronto soccorso in questi casi deve funzionare, perché è il primo momento, certo, in cui chi subisce un trauma o una malattia deve sapersi rivolgere. Ecco, intanto apriamo i pronti soccorsi e poi le terapie per guarire dalla malattia. Qui si parla adesso, stanno uscendo gli ultimi dati che confermano la tragicità del discorso che riguarda l'occupazione giovanile, sì. Siamo a livelli mai toccati, e questo è un tema di straordinaria importanza, direi. Sì, quando quasi il 40%, in realtà questo dato, come dire, mette dentro tutto, insomma, però quando la metà delle persone, ragazzi e ragazze che potrebbero lavorare, non iniziano neanche a fare un'esperienza, come dire, minima di conoscenza con un'azienda, vuol dire che stiamo bruciando una generazione. Perché è scientificamente purtroppo provato che più passa il tempo dall'uscita dal percorso scolastico di formazione all'ingresso del lavoro, più quelle persone avranno difficoltà anche in una fase di, speriamo presto, di crescita economica. Cioè sono
persone che si disabituano al lavoro proprio. Sì. E quindi si stanno accumulando, come dire, quantità di persone che, non per colpa loro, come dire, non riescono ad avvicinarsi all'esperienza professionale delle aziende. Ecco, in questo credo che sia giusto l'essere accennato una fase di, come dice, di emergenza nel favorire tirocini, esperienze limitate, perché comunque l'organismo va tenuto in allenamento, l'organismo del lavoro giovanile non può essere, come dire, atrofizzato dalla mancanza di offerte di aziende che in questo momento, come è noto, sono relativamente sì. Guglielmo, ce l'hai tu un po' di fiducia della ragione? No, ma bisogna avere la fiducia della ragione, perché appunto vedo che in Europa si sta riflettendo per uscire da quel meccanismo infernale che è tenuta dei conti pubblici a posto, maggiore tassazione, rigidità, che sta portando alla vera e propria recessione, non solo da noi che in Spagna, che come dire, il fatto è biclatante, ma se la Germania comincia a rallentare, cioè, ci sarà un problema che anche chi esporta non riesce a vendere i propri prodotti e non li vende perché la gente non ha soldi in tasca. E quindi allentiamo un po', vedremo che l'Europa riuscirà, come dire, a riscoprirsi come una grande regione mondiale capace di produrre, di crescere, di reinventarsi in un mondo che è cambiato. Grazie Guglielmo. Buon lavoro. Grazie a Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL.